Via. Ciao ragazzi e benvenuti a un nuovo video. Oggi sono in spiaggia con il mio kayak. Proverò a pescare un po' a spinning, uno spinning leggero, e poi mi cambierò approccio provando a insidiare qualche cefalotto. Ora entriamo in acqua, il mare è in una fase finale di scaduta, quindi molto bello. Speriamo di riuscire a combinare con loro. Ora proviamo. Bene ragazzi, ho entrambe le canne montate con un Echi, la IMX Pro 822 DSR che ho pensato di utilizzare a spinning. Ho montato il clinch flash boost 2,5, a cui ho applicato un piombo da 10 grammi, e invece sulla Sepia C4 Plus ho un vecchio clinch, un vecchio modello da 3,5. Lo scarroccio non è quello ideale, quindi mi sto avvalendo dei pedali del kayak in retromarcia perché possa insomma simulare quella corrente che porta insomma poi alla deriva del kayak e mi faccia muovere a quei nodi alla velocità necessaria, comunque sufficiente perché poi risulti attrattiva l'esca sul fondo. Vediamo un po', le canne sono in pesca. Bellissimo esemplare, bella davvero. Thank you.
corrente è aumentata, quindi mi sposta verso riva molto rapidamente e ho la necessità di raggiungere una buona profondità per far sì che poi lo scarroccio sia fruttuoso. Le esche stazionino insomma dove potenzialmente potrebbero esserci riserve. Quindi adesso mi sto muovendo verso il largo, raggiungo la profondità che credo sia quella migliore, o meglio quella che finora mi sta dando dei risultati. Poi calo le esche e lascio il resto del lavoro insomma alla corrente. Prima mi sono avvalso dei pedali, per fortuna questo modello di kayak, l'outboard, è dotato anche di retromarcia e quindi potevo contrastare la corrente che prima era da terra e riuscivo a pescare bene anche in assenza di scarroccio, comunque con una corrente molto bassa. Era un po' più fresco, inizia a farsi sentire un po' il freddo, ma sono protetto molto bene, quindi non lo sto patendo. Anche qualche altra avvisaglia in presenza delle seppie, ho avuto qualche botta sul clinch da 3,5, la vecchia versione, non quella dotata di flash boost. Ho deciso di pescare con due grammature diverse proprio per verificare quale sia quella diciamo più adescante secondo quelle che poi sono le condizioni dell'acqua e della corrente. Beh, penso di aver raggiunto una buona distanza. Questo è il piccolo clinch da 2,5 a cui ho aggiunto un piccolo piombo da 10 grammi. Sono con la IMX Pro Blue e il Vanport 4000. Molto bene, la prima in pesca, seconda canna, clinch da 3,5, anche qui ho applicato un piccolo piombo sullo sgancio rapido. Chiaramente secchia sia i 4 Plus Vanquish 4000 MHG. Intanto è bene muovere un po' l'esca, smuoverla dal fondo, magari applicando qualche giggata con la canna. Vediamo un po' se queste esche smuovono un po' il fondale, attraggono l'attenzione di qualche esca. Eccola qui, questa la liberiamo.
Bene ragazzi, in descrizione troverete un po' dei link dei prodotti che utilizzo di solito. Si tratta di uno Shimano Shop, quindi vi basterà registrare l'eventuale acquisto nella vostra pagina personale del sito Shimano Fish Network per godere del terzo anno di garanzia. Spero che questo video vi sia piaciuto e se così è fatemelo sapere nei commenti. Condividete il video con chiunque possa essere interessato a questo tipo di argomento. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video e noi ci vediamo al prossimo episodio per una nuova avventura di pesca. Ciao!